Amici della Serie D, un caloroso benvenuto da Alessandro Pau. Siamo in diretta dallo stadio Marco Mazzucchi di Ardea, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Team Nuova Florida e Termoli, valida per la 34esima e ultima giornata del girone F del campionato di Serie D. Termoli, allora Carnevale si gira, prova a partire il Termoli, attenzione però Nuova Florida, la conclusione, palla larghissima. Parte il cross dentro, un tentativo di girata, palla che si spegne sul fondo, si tratta però di rinvio per il team Nuova Florida. La sovrapposizione di qui interno, Cappiello sterza, è buono il dreaming, Cappiello col mancino prova a piazzarla, gira bene il tiro del numero 9, palla però troppo larga sulla destra, Uzzol che vale il rinvio lungo. Ancora un batti e ribatti di testa, prova a spingere, attenzione al Termoli, palla messa giù, poi il tiro alto qui interno. Tocco all'indietro, sbaglia però il team Nuova Florida, attenzione al Termoli, Tamburlani, la solita chiusura, però Corcione più veloce. Ancora il 18, poi un destro, Giordani può bloccare la conclusione del 18, Corcione senza problemi. Inizia in questo momento il secondo tempo della partita tra Nuova Florida e Termoli, 34esima e ultima giornata del campionato di Serie D. Il Wasni parte ancora un cross sul secondo palo, la recupera, poi Cappiello riceve il 9, il passaggio dentro, attenzione, il destro, palla alta di poco, ancora palla buona in avanti, prova a spingere il Termoli, la chiusura difensiva, ancora di violazione, il tiro Giordani, poi vediamo sulla ribattuta, due volte Giordani, toccata poi in qualche modo Nuova Florida, va a terra un giocatore del Termoli, tutto regolare, parte il cross dentro, la girata Giordani, ancora una volta decisivo, attacca però il Nuova Florida con Cappiello che preferisce tornare indietro. Allora Minghi, arriva Contini, attenzione al 24, spazio Contini, il destro, tiro raso terra, la fa sua però il Nuova Florida, squadre ora abbastanza lunghe, anche molto stanche per via delle temperature alte sul campo di Ardea. Attenzione, il portiere fuori dai pali, un tiro, palla che sfiora la traversa, riconquista palla Cappiello, ottimo il dribbling su Uzzol, Cappiello dentro la conclusione col destro, blocca agevolmente Recchia, palla lunga, vediamo Carnevale prova a tenerla, arriva fino in fondo, entra nella di rigore, attenzione al Termoli, c'è spazio, Dragutinovic la piazza col destro, non trattiene e poi l'arbitro indica il, cerchiamo di capire un attimo la scelta, è stato calcio di rigore, allora calcio di rigore sì, confermato in favore delle Termoli. Parte la conclusione, palla in porta e il Termoli si prende il gol e il successo per 1-0 proprio all'ultimo momento. Tre punti importanti che vi proiettano al play-out. Eh sì, l'obiettivo era vincere, dovevamo fare pochissimi calcoli. Però è normale che nessuno regala nulla e giustamente credo che le motivazioni facciano sempre la differenza, però ho visto una squadra, Nuova Florida, che è ben allenata, faccio i complimenti all'allenatore avversario e ovviamente è stata sempre in partita, è stata anche pericolosa, però noi a un certo punto non potevamo fare calcoli perché tranne gli ultimi due minuti quando è arrivata una notizia positiva dovevamo cercare di vincerla. Ho cercato di mettere tutti gli avanti dentro e fortunatamente è andata bene proprio nel finale. Partiamo da un commento sulla gara odierna. È arrivato questo KO amaro, ininfluente per la classifica, ma all'ultimo secondo col calcio di rigore trasformato dal Termoli. Voi avete comunque onorato fino all'ultimo l'impegno, nonostante la salvezza già acquisita. Sì, mi pareva corretto, insomma, per la regolarità della classifica, insomma. E quindi abbiamo cercato in tutto, come è stato domenica scorsa, di fare la nostra partita. Ovviamente il Termoli aveva motivazioni differenti da noi, però insomma
po' amara la sconfitta, perché magari meritavamo anche qualcosa in più ai punti, però insomma una sconfitta dolce tra virgolette per quello che abbiamo fatto, però volevamo finire meglio sul nostro campo, non è stato così, però ripeto, stagione fantastica dei ragazzi, quindi ci prendiamo di buono tutta la stagione e anche la prestazione di oggi.